Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Pierfrancesco Forleo, il direttore della direzione diritti sportivi della RAI morto la notte dell'8 giugno all'età di 62 anni, aveva scoperto da poco di avere un brutto male. Nessuno avrebbe comunque immaginato un epilogo così rapido e funesto. Lo si evince dalle parole della suocera Mara Vernier. Pierfrancesco Forleo era infatti sposato da anni con Elisabetta Ferracini, figlia della conduttrice veneta. Pier, sei stato un genero meraviglioso, ha scritto la signora della domenica sui social, hai portato solo gioia e amore nella nostra famiglia. Ed io ti ho voluto bene come un figlio. Siamo tutti annientati, tutto troppo veloce. RIP. Pierfrancesco Forleo ed Elisabetta Ferracini non avevano figli insieme, ma la loro era una bella e armoniosa famiglia allargata. Lui aveva due figli nati da una precedente relazione, lei uno. Nelle scorse ore Giulio Longari, figlio di Elisabetta Ferracini, ha ricordato il marito della madre su Instagram con una foto dolcissima che li ritrae insieme quando lui era solo un bambino. Ciao capi, ha scritto il giovane che considerava Pierfrancesco Forleo un secondo padre. Tantissimi i messaggi di cordoglio lasciati sotto il post dedicato da Mara Vernier al genero scomparso prematuramente. Sorella mia, mi dispiace moltissimo. Ti sono vicino, ha scritto Gigi D'Alessio. Gli sia lieve la terra, è il pensiero del regista Fersan Özpetek. Vi sono vicina. Senza parole, ha commentato Alba Parietti. Mara Vernier ha tenuto a precisare che il programma Una voce per padre più andato in onda ieri sera su Rai 1 è stato registrato lo scorso mercoledì, prima della scomparsa del genero. Pierfrancesco Forleo lavorava in Rai dal 1997. A dare notizia della sua scomparsa sono stati il presidente Marinella Soldi e l'amministratore delegato Roberto Sergio con un comunicato stampa. La perdita di Pierfrancesco Forleo ci lascia sgomenti, recita la nota, professionista impeccabile, dalla solida e variegata esperienza professionale, era da anni un punto di riferimento nel cruciale settore dei diritti sportivi della nostra azienda. Ci mancherà non solo la sua grande capacità di analisi e direzione di aspetti finanziari e gestionali complessi, ma la sua cifra umana speciale. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci, al prossimo video.